da amiche di Salvo Gamer, bentornati sul mio canale, spero di trovarvi tutti bene. Che i miei tutorial vi stiano aiutando e vi stiano piacendo. Vi ricordo l'importanza di mettere i mi piace ai video che guardate per il eh, proseguire del canale perché i mi piace valgono molto per eh, YouTube. Se eh, vi piacessero i miei tutorial vorreste rimanere aggiornati su tutti i tutorial che faccio, eh, ricordo di mettere eh, di iscrivervi al canale. E se aveste domande eh, riguardanti un tutorial che avete seguito o semplicemente voleste parlare con qualcuno che come voi eh, ama le console, i videogiochi, e quindi è una ha questa passione, potete iscrivervi al mio canale Telegram. Vi ricordo che nella descrizione dei miei video trovate sempre i link ai software, alle documentazioni, agli accessori, ai ricambi, a tutto quello che utilizzo durante i video, i tutorial stessi trovate il link del uh, mio PayPal per il sostegno al canale e trovate i link dei canali di vendita dove trovate le mie console completamente restaurate con pasta termica e thermal puzzle uh, sostituiti, uh, completamente ripulite, componenti sostituiti e così via per renderle funzionali al 100% e sono tutte console modificate e con giochi al proprio interno. Quindi, console pronte all'utilizzo. Detto questo, come vi avevo promesso in alcuni precedenti video, oggi vi farò vedere come sostituire la batteria tampone della vostra Nintendo GameCube. La Nintendo GameCube ha una batteria tampone che è comunque una CR2032, ma è impacchettata, vuol dire che è pre eh, preconfezionata, diciamo. È in un case quindi non potete prendere una batteria cr 2032 comune e sostituirla perché non c'è la linguetta di inserimento la batteria è in un corpo eh, presso fuso diciamo e, e, e saldato che va sostituito per intero quindi la batteria vecchia sarà da dissaldare e la batteria nuova da risaldare quindi oggi vi faccio vedere tutta la procedura, questa è la batteria a tampone di cui parlo, quindi vedete che ha dei pin, è un case già prefatto e non potete prendere una batteria comunissima e sostituirla. Per eh, questa procedura eh, io utilizzerò un dissaldatore, lo vedete già qua, quindi per dissaldare le saldature della vecchia batteria utilizzerò un eh, disaldatore un filo di saldatore che insieme al saldatore che vedete qua mi aiuterà a pulire le tracce prima di inserire la nuova batteria quindi a liberare i fori e pulire tutto intorno e ovviamente userò sempre il flux il flux per rendere migliore la saldatura per avere meno problemi a farla attecchire e filo di stagno normalissimo per inserire per saldare la nuova batteria che vado a sostituire il mio dissaldatore è già collegato la mia scheda dove c'è la batteria tampone è già completamente smontata la vedete sulla piastra ovviamente se voleste eh, sapere come arrivare a smontare questa eh, scheda potete seguire il mio tutorial in cui faccio vedere come smontare completamente a pezzi il Nintendo GameCube io utilizzo anche una lente eh, di ingrandimento per vedere meglio i punti di saldatura. La vedete è qua di fianco, si vede a malapena, perché me l'ha messo messo in una posizione in cui eh, non vada ad interferire con la camera. E la procedura sarà non difficilissima, ma probabilmente richiederà il suo tempo. Anche perché per, perché per dissaldare, ovviamente, ci vorrà il suo tempo. Quindi, detto questo, iniziamo a provare a dissaldare la. Uh, vecchia batteria quindi mi appoggio qua di fianco e io ho un dissaldatore come vedete con cannuccia aspirante in teoria dovrei riuscire a sciogliere il vecchio stagno e dopodiché riuscire a aspirarlo con il dissaldatore se non riuscissi con il dissaldatore posso sempre provare con un saldatore normalissimo quello a cui dovete sempre fare attenzione è non danneggiare ovviamente i eh, contatti sulla scheda. Eh? Quindi appoggiatevi direttamente sullo stagno e cercate di non toccare i bordi laterali della scheda. Ecco qui, una volta dissaldata la batteria, anche se magari non è dissaldata al 100% ma riuscite a spilarla. Ovviamente, scusatemi, la spilate, ecco qua, e vi tenete bene a memoria. Quale sia la posizione di installazione? Eh? Deve essere installata nello stesso modo, ovviamente. La batteria nuova, quindi, questa è la posizione di installazione della vecchia. La nuova dovrà essere installata in questo modo. Adesso andiamo a vedere innanzitutto se combacia. Bene, o male, combacia. Forse devo piegare un po' le alette. Però, meno male, la batteria è corretta. Quindi, adesso stacco il dissaldatore, lo metto un attimo qua da parte e attacco il saldatore. Quindi, lo lasciamo scaldare un attimino e quando è caldo torno. Eh? Eccoci qua. Quando il saldatore è abbastanza caldo, proviamo un po' con questo a pulire le piste. in modo da liberare il più possibile il foro centrale. Come vedete adesso i fori sono belli liberi, quindi quello che faccio è andare a inserire la batteria. Proviamo a ribaltare un attimo questo perché ovviamente da davanti non ci riesco, quindi inserisco la mia batteria nei fori e la spingo il più dentro possibile. Una volta spinta dentro, quello che posso fare è piegare appena appena le alette per tenerla ferma lì. Ovviamente, quello che faccio adesso è ci metto un po' di stagno, vediamo se sta ferma. Se no, ci prendo una pinzettina e la tengo lì. Vediamo un attimino. Dovrei avere delle pinzettine, sì. Aspettate che prendo una pinzettina che me la tenga lì ferma, così riesco a. Lavorare in modo diverso, ecco qua. Questa dovrebbe andare benissimo, la deve solo tenere schiacciata in posizione. Perfetto. E adesso ci metto un po' di flux con un coton fioc, non esagerate mai tanto con il flux. Serve. Ma ovviamente nella misura adeguata eh? quindi non ce ne deve essere una tonnellata sopra ecco qua dovrebbe bastare scaldiamo un po' il flux deve diventare liquido come ormai dovreste sapere seguendo i miei video ecco qua ovviamente quella pinzetta lì ha un corpo di eh, plastica lì di fianco probabilmente lo scioglierò dovevo toglierlo vabbè non è un problema e adesso andiamo a saldarci ovviamente il nostro stagno nuovo. Ecco qua, questo c'è, la giro un attimino perché almeno mi metto più comodo per la saldatura. Ed ecco qua. Come avete visto, come dicevo, non è un lavoro complicatissimo, ci vuole un attimino di pazienza. Adesso, come vedete, la batteria non si muove e quindi è collegata a posto perfettamente. Quindi, l'ultima cosa che rimane da fare sempre un po' di alcol isopropilico. Io ancora un goccio di questo dovrei averne. Vediamo se riesco a bagnare il coton fioc. E puliamo dove abbiamo messo il flux per non lasciare residui sulla scheda. Ed ecco qua, la mia batteria è cambiata come vedete, la nuova batteria è inserita, è in posizione, non balla, la saldatura tiene, come vedete la saldatura mi è venuta abbastanza bene, sono abbastanza soddisfatto. Quindi ora posso buttare via la mia vecchia batteria tampone e andare a rimontare definitivamente la mia Nintendo GameCube e finalmente metterla in funzione totale. Quindi andrò a chiudere il mio case, andrò a chiudere tutto e dopodiché andremo avanti con i prossimi video dove nel prossimo video vi farò vedere come installare, la, uh, come installare i giochi sulla uh, Gamecube modificata. La Gamecube l'abbiamo già modificata in un precedente video quindi mi manca da inserire le ROMS, i giochi della Gamecube e dopodiché ho già verificato, ci sono una bella serie di emulatori installabili sulla GameCube, e quindi farò anche il video per gli emulatori per altre console quali Nintendo e anche PlayStation 1 in teoria, quindi devo solo vedere come funziona, se regge bene il GameCube, ma l'emulatore PS1 per GameCube c'è. Quindi devo solo capire se funzioni bene, se i giochi girano e non vadano troppo a scatti. Con la sostituzione della uh, batteria abbiamo ultimato, abbiamo fatto, avete visto è stato un lavoro abbastanza veloce. Quindi adesso vado a rifinire di montare tutto. Vi chiedo, come sempre, di mettere un bel mi piace al video, di registrarvi al mio canale. E vi aspetto nei prossimi tutorial. Auguro a tutti un buon weekend.